Sognatori, buongiorno. Camping Barcellona lasciato, adesso stiamo andando in direzione, adesso faremo tutta la Costa Brava, come vi abbiamo detto più volte. La prima tappa che ci siamo, diciamo, ovviamente la faremo tutta tramite costa, quando e come è possibile. Non vorremmo prendere più l'autostrada fino al ritorno, anche se ricordiamo che le autostrade in Spagna sono gratuite. La prima tappa è Santa Susanna. Santa Susanna tutta panna, dovrebbe esserci un bel parcheggio, proprio qualche centinaio di metri dal mare, perché siamo in Spagna ma non abbiamo neanche ancora fatto un bagno al mare. E lo spettacolo che voi non vedete, ma che vediamo noi, l'avrete visto nella dronata, insomma, è assai invitante. Adesso abbiamo un'oretta di viaggio per arrivare a Santa Susanna. Due spese, perché il frigo langue, langue. E poi vi facciamo vedere la spiaggetta. A dopo! Pane, lo prendiamo fresco. Sì. Cos'è che stai facendo? Non vedo niente. Della? Bilancia. Allora, la patata. Vai di là, andiamo. Provo a fare la cassa, il contro fa la cassa, va bene. Cioè, il contro fa la cassa. Spesa fatta, ho avuto un attimo di panico, mi ha detto che era finito l'olio d'oliva. Vabbè, si vede che sarà italiano, sarà bresciano, però mangiare senza l'olio d'oliva mi viene l'ansia. Allora mi dice lei, usiamo l'olio di semi. L'olio di semi, buono però l'olio d'oliva extravergine. Ce l'hanno, adesso non so quanto sia extra, secondo me non è extravergine. Lo so, sono un vizioso, cosa volete che vi dica? L'olio è una di quelle cose che mi rende vizioso. Va bene, spesa fatta, adesso ripartiamo perché è l'alba di mezzogiorno, arriveremo là a luna. Vista quello là dove ci sono i capomani, esatto, quello lì questo. Thank you.
tipo un albero. No, c'erano là. Ma là c'erano gli zingari. Siamo nel sole. Tanto sole qua, sole là. No, non lascia l'aria gira. Eccoci qua sulla spiaggia, oh, questo è il nostro mitico ombrellone che si va a mettere giù così, proprio come i merenderos di una volta. Amiamo stare sulla spiaggia, guardate la patta che faccio, che c'è. Ama stare sulla spiaggia. Amano stare dentro l'acqua. Io mi sono stufato. Come avete visto nelle immagini è molto bello, l'acqua è pulitissima, un po' freddo, però è molto pulita, davvero bella bella, e va giù a picco subito, cioè così, nel senso che dopo due metri che sei dentro l'acqua già ti sovrasta, però bella, pulita, oggi molto movimentata, non so se in Spagna è sempre così. Qua? Sei sicura che non è una scorreggiatura? Ah sì, perché ho sentito due volte. Basta? No, sono stato io. Così è stato io. Non so, la risposta. Basta. È un momento catartico, scusate. Arriva, poi basta. Sei una brutta persona, perché non me lo dici per tempo? Ma tu amore, stavi registrando, non volevo disturbare. No, grazie. Buonasera sognatori, siamo di ritorno, cioè ci stiamo spostando. Di ritorno? No, di ritorno da Santa Susanna, ma in realtà ci stiamo spostando da Santa Susanna verso, l'abbiamo pronunciato prima più o meno correttamente, Mas Carbó o Cabró? Carbó. Carbó. Dove ci posizioneremo per la cena e per la notte. Allora, ovviamente il posto è in cima alla collina, l'abbiamo trovato mappando, guardando su Google, e lì a fianco c'è un castello che sembra sia di ingresso libero che visiteremo domattina, però tutti gli aggiornamenti li vedremo anche noi, cioè li faremo sapere dopo, quando anche noi dal vivo vedremo com'è la località. Il posto, vabbè, la spiaggia dove ci siamo posizionati è molto ampia, una spiaggia libera, la parte centrale tra due, diciamo. No, mi sa che è tutta spiaggia libera, sì, poi affittano per chi vuole, chi non vuole portarsi l'ombrellone, può affittare lettino ombrellone, ma ognuno si mette dove vuole. Sì, c'era mi pare 3 euro e 6 euro, 6 euro il lettino, 3 euro l'ombrellone, forse, una cosa del genere. Pensavo fossero collegati agli hotel, perché lì sulla, prima della spiaggia, c'erano tutti hotel a 4 ciclabile, stelle. La passeggiata. Sì, c'erano tutti hotel a 4 stelle, tra l'altro con piscina, quindi moltissima gente era in piscina. Mare stupendo, ve l'abbiamo già detto, parcheggio in questo periodo semi vuoto, ma ne stavamo parlando prima, secondo me è perché siamo ai primi di luglio, secondo me fra una settimana, 10 giorni comincerà a essere pieno anche quel posto lì, e
adesso cerchiamo di salire un po' di quota per prendere un po' di fresco, anche se effettivamente si sta da Dio in spiaggia perché è ventilata, perciò non si sente il caldo. Patatini, com'era l'acqua? Diciamo che però sono stati, nonostante un po' fredda, sono stati in acqua quasi 3 ore, ok? Perciò diciamo che era vivibile, perché sennò li avremmo visti uscire battendo i denti. Dicevo prima, Pato, che mi ricordava molto il clima della Sardegna, quindi questo caldo ventilato che non dà fastidio, che non lo senti. Niente, adesso arriviamo a Mascarbò, se ci riusciamo e troviamo un posticino facciamo la grigliata. Tanto per cambiare, mi mancava, è già 2 settimane che non la facciamo, perciò una settimana, perché abbiamo fatto il raduno, vabbè, però non l'ho fatta io, vabbè, comunque vi facciamo vedere, state a vedere gli aggiornamenti. A volte sembro scattoso nel parlare. Ciao, a dopo. Fermiamo qui in cima e poi domani mattina. Eccolo qua, il castello. E ovviamente guardate, fuocherello. Coperta antifiamma sotto, così siamo sicuri. Ovviamente estintore e acqua, così siamo super sicuri. E adesso le famose patate di Pata. Ah, che gioco di Pata! Famosissime. E ovviamente le sal. Le salsicce. Le vulcaniche. Allora bari, Stefano. Lui le alza così, guarda come fa. Guarda come fa. Allora è vero che bari. Papà, guarda come fa. Guarda come fa. Lui alza così. Lui pesca così, papà. Guarda. Vedete qua. E pesca così. Eravamo lì intenti a cucinare, ad un certo punto, come avete sentito, è arrivata una macchina un po' rumorosa che ha parcheggiato l'autostrada in parte al camper. Io all'inizio ero più preoccupato del fatto che fossero arrivati magari i vigili per dirmi che non potevo fare il fuocherello, però la macchina rimane lì col motore acceso e c'è un ragazzo che praticamente sta girando intorno alle auto. Ad un certo punto viene, perché dalla strada non ci si vedeva, viene verso il camper, si affaccia facendo finta di telefonare e ci guarda in modo insistente. Infatti, come vedete, io me ne accorgo e lo sguardo comincia a essere un po', diciamo, di mancanza di fiducia, di sospetto, no? Faccio finta di niente, lo lascio andare via e lui rimane sempre in macchina col motore acceso. Ad un certo punto gira la macchina e comincia ad andarsene molto lentamente, però io alla fine ho pensato, vabbè, vedrai che sarà uno degli autoctoni che vive qui e magari adesso va a chiamare i vigili, con un po' di sospetto. Alla fine vedo che va via piano piano e allora vi dico, vabbè, tutto a posto, sto per sedermi quando degli spagnoli ci chiamano e ci dicono di stare attenti perché era uno che stava puntando le macchine. Perciò se ci allontaniamo dal camper di chiuderlo bene, perché comunque
è un ladro che rapina le macchine praticamente. Di stare tranquilli che la notte sarebbe andata a posto, però alla fine lì rubano dentro le macchine quando sono parcheggiate.